siamo alla festa di Taddei, si pedala, lui pedala con i ragazzi del suo team e poi dopo si andrà sicuramente da qualche parte a festeggiare, ci sarà un percorso di 3 km e dopo inizierà la festa. Lo scopritore di Taddei, uno degli scopritori di Taddei. Ciao. La televisione italiana. Perfetto, bene. Cosa vuoi dire di Taddei? È forte, lo sappiamo. È una brava persona, lo sappiamo. Ci sarà qualcosa che non va in Taddei, dai. Cos'è che non va in Taddei? Va bene tutto. Perfetto. Taddei è perfetto, non c'ha un difetto. Lui è Jure, il mio autista qua in Slovenia. Jure, for television Italian teleciclismo. Dietro ci sono i ragazzini e c'è la pedalata. Là in fondo c'è il gruppo e c'è anche Taddei. È una bella iniziativa. Ora andiamo verso il campo sportivo e ci fermeremo e ci sarà la festa poi con tutte le personalità. Questa è società da questa sede qua è da più o meno 10 anni. Nella stessa società ho cresciuto anch'io, Taddei, Polans, tanti corridori prof sloveni. Adesso vi facciamo vedere un po' dove vivono i ragazzi. Qua c'è un posto, non guardate che non è tanto in ordine, però qua si trovano ragazzi, se è bisogno all'inverno cambiarsi, allenatori. Qua c'è anche qualche trofeo di qualche corsa italiana, no? Sì, di tante corse italiane, di tutti i corridori, anche di 30 anni fa. Sapete che con i giovani sono tante cadute, allora il meccanico deve avere un bel posto dove può lavorare. E come abbiamo tanti, più di 100 atleti, con 2 o 3 meccanici ci sarà tanto lavoro. E qua ci sono tutte le bici per chi inizia, ci sono bici un po' usate, così ragazzi possono praticare un po' ciclismo e vedere se gli piace il sport. All'inverno può essere tanto freddo, può essere tanta neve, per quello adesso è più come magazzino, però all'inverno qua si fa una specie di palestra, esercizi di stabilimento, e qua si fa spinning. Prima si va fuori, si fa o corsa a piedi, corsa in montagna, perché c'è qua un mezz'ora a cammino, poi a spinning, e dopo dietro ci sono i bagni e docce. Qua è maglia della vittoria di Tour de France l'anno scorso, quella di quest'anno sta ancora arrivando. Signori, vabbè, buongiorno. Chi è il signore qua? Signore qua è Miro Miscolin, che segue un po' tutte le categorie, è uno che sa tutto della squadra e che risolve tutti i problemi. Grazie mille. È prima bici con chi ha corso Taddei. È prima bici. Poi la maglia di una delle più belle vittorie da dilettanti, ha vinto il Tour dell'Avenir, e bici con chi ha vinto il Tour dell'Avenir. Con questa bici Taddei ha vinto il Tour dell'Avenir. Siamo qui con Taddei, che non tutti sanno che Taddei secondo me potrebbe essere il vincitore del Tour de France, e qui abbiamo il suo direttore sportivo. Potrà mai vincere un Tour de France secondo te, Taddei? In futuro?
Sì, è ancora giovane, sai, forse tra qualche anno sì, sai, forse sì. Taddei non parla italiano, lo capisci proprio l'italiano? No. Sì. Sì, no, lo capisci? No, no. Lo capisci? Se vuole sì, se no, lo capisci italiano? No. Allora, Taddei, vuoi fare un saluto ai tifosi e basta? Sono emozionato. No, in sloveno anche, va bene lo stesso. Se vuoi dire in italiano, in italiano. No, in inglese. In inglese? No, dillo sloveno, perché in inglese? O italiano o sloveno, dillo in sloveno. Okay, sloveno. Ok. Vuoi fermare quello, per favore? Živo, zdravo sem, tukaj smo z Lelotom, hvala ti za tole, za ta video. Super ste. Aspetta, ora facciamo. Ciao tifosi italiani! Ciao tifosi italiani! Tifosi italiani. Thank you. Bas. Tre volte. Thank you. Qua. Congratulations for my mind. Grazie. Thank you. Forza Taddei Pogačar, sempre.